ero molto arrabbiato. Immagino che la gioia del tuo primo gol in maglia bianco scudata sia oscurata da questa sconfitta immeritata. No, non è sicuramente, quando si perde non è mai bello e facile dare spiegazioni, però penso che non ci sia molto da dire. Abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo tenuto testa a una delle squadre comunque favorite per la promozione, abbiamo avuto le nostre occasioni, non ci gira bene, quindi non ci possiamo fare nulla, continuiamo a lavorare, continuiamo a seguire il mister, quello che ci chiede, e i risultati prima o poi arriveranno. Dopo il gol abbiamo visto che sei corso verso la telecamera, o comunque cercavi di dedicare il gol a chi l'hai dedicato. Sì, in settimana è venuto a mancare mio nonno, quindi penso che da lassù mi abbia dato una mano, quindi anche se non è servito per la squadra lo dedico a lui. Posso? Sì, è vero, avete creato molto oggi, forse meritavate anche il pareggio, ma non riuscite a segnare molto in questo periodo. Certo, ha segnato tu oggi, ma ne potevate fare altri. Credi che il problema principale del Padova sia proprio quello di non riuscire a concretizzare la mole di occasioni? Non riusciamo a concretizzare. Un tiro nel primo tempo salvato sulla riga, un colpo di testa di Cappelletti che 9 volte su 10, quando vai a anticipare il portiere, la palla va dentro. Secondo tempo il mio tiro è una ribattuta, 2 in area, la palla non si sa dove è passata. Prendiamo il secondo gol, rimpallo, il giocatore davanti al portiere, gol. Non ci gira, abbiamo creato tanto. Non è il problema non concretizzare, però se non ci gira bene non possiamo farci altro. Noi penso che anche oggi abbiamo dato tutto quello che dovevamo fare, in campo si è visto, abbiamo tenuto testa come una squadra favorita. Anzi, il pareggio forse, non dico ci stava stretto, però se avessimo vinto non avremmo rubato niente a nessuno. Purtroppo nel calcio ho fatto di episodi e quando non gira non c'è niente da fare. Però guardiamo avanti, continuiamo a lavorare, seguire il mister, seguire lo staff, e prima o poi anche per noi girerà. Sapevamo che era un campionato così lungo e faticoso e duro, e diciamo siamo tra virgolette in riga con i nostri obiettivi, quindi ci sono ancora un sacco di partite da giocare, non facciamoci la testa, non è bello perdere. Però bisogna guardare avanti fiduciosi, perché in Serie B soprattutto ci sono momenti di difficoltà che bisogna superare insieme. Grazie. Per quanto riguarda invece alla fine il confronto che c'è stato con i tifosi, avete parlato un attimo, non ti chiedo magari i contenuti, ma cosa vi hanno chiesto? No, guarda, io personalmente non lo so, perché ero stremato e non riuscivo neanche a parlare. Anche oggi ci hanno dato una grande mano, sono venuti numerosi, purtroppo non siamo riusciti a portare a casa punti, però in campo abbiamo dato l'anima come tutte le domeniche. Poi, come ho detto, siamo anche un po' sfortunati in questo periodo e abbiamo bisogno di loro, come abbiamo bisogno di tutti insieme, perché tutti vogliamo il bene del Padova e tutti faremo il massimo per arrivare al nostro obiettivo, che è la salvezza. E abbiamo, come ho detto, bisogno dei tifosi che ci sono vicini in questi momenti, perché noi ci mettiamo veramente il massimo. Grazie.